Allora non mi vuoi più. Passami la biancheria. Di almeno che ti dispiace. No. Sono felice. La biancheria, ti ho detto. Adesso mi viene da piangere. Ma sono felice. Perché è tutto così difficile? Perché sei nella realtà. Ma tu mi devi aiutare. Io non voglio più soffrire. Neanch'io vorrei. E questi? Vuoi portarli via? Tanto non mi servono più. Bianca, ce la farò. Certo. E lei? Cosa le dirò? Io non la conosco. Non so neanche che faccia abbia oggi Mirella. Non so proprio. Bianca! Sì. Dimmi almeno che verrai a trovarmi. Ora che Anna è guarita, che può parlare normalmente con sua sorella e sta per affrontare il momento del ritorno in famiglia, io penso a tutto quello che le devo. Dopo 18 mesi, due lunghi inverni e un'estate di analisi quasi quotidiane e di ininterrotta convivenza con Anna, oggi io mi rendo conto di aver imparato molto da lei. Ed è proprio per questo che voglio chiudere il diario di una schizofrenica con le parole di Freud. Questi ammalati si sono distolti dalla realtà esteriore ed è per questo che su quella interiore ne sanno più di noi e possono rivelarci cose che senza il loro aiuto sarebbero rimaste impenetrabili.